Vogliamo ripartire. Questo lo slogan dell'iniziativa avviata a giugno dal CONI Veneto, con il titolo 30 giorni con lo sport, incentrata sulla mostra delle maglie azzurre e sulla galleria fotografica I campioni senza tempo. Al taglio del nastro dell'evento, che ha avuto luogo nella sede veneta del CONI, sono intervenuti 5 olimpionici sotto la regia di Fiorenzo Zanella, portavoce degli Azzurri d'Italia, nel condurre l'iniziativa alla presenza del presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Abbiamo voluto ripartire da questo periodo molto triste, molto impegnativo per lo sport, per questa pandemia che ha colpito in maniera pesante tutta l'Italia, dall'industria al commercio ma anche allo sport. Non dimentichiamoci che lo sport ha valori molto importanti sia a livello economico che imprenditoriale e anche per la salute dei nostri giovani. E abbiamo voluto partire con un evento culturale, cioè far vedere dal 1900 con la prima medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi dal grande Trissino, che ha fatto il salto in alto di equitazione, alla Federica Pellegrini, che è una campionessa che abbiamo, ma altri 54 grandi campioni. Ecco perché noi auspicheremo che quando si riaprono le scuole i professori portino qui a far vedere cos'è lo sport. 5 i grandi campioni olimpici del passato che hanno presenziato all'evento, durante il quale è stato ribadito che il Veneto è la regione più medagliata d'Italia. Risultati messi in luce attraverso la mostra dei campioni senza tempo, dedicata al 50° anno degli atleti azzurri del passato, ovvero le medaglie d'oro degli olimpionici. Daniele Scarpa nel canottaggio, Gabriella Dorio nell'atletica, Andrea Borella e Mauro Numa nella scherma e della paralimpica Sandra Truccolo nel tiro con l'arco. E oggi ho posto la mia firma su questa iniziativa e ricordo che quello fu un oro storico, il primo oro della specialità olimpica nella canoa, sprint, e detiene ancora il record olimpico. È l'unica gara olimpica col record imbattuto dal 96. Il sogno che aspettavo da tanti anni, perché ho pensato di vincere le Olimpiadi, che ero ai Giochi della Gioventù a Roma quando ho vinto, e che ovviamente i miei compagni mi hanno preso in giro perché hanno detto mi sono montata la testa. Però quel sogno mi ha accompagnato per tanti anni e mi ha fatto superare anche tanti momenti magari difficili, e quando l'ho raggiunto, beh, sì, è stata una cosa esaltante, perché l'Olimpiade è un'altra cosa, l'Olimpiade è l'Olimpiade, e Los Angeles è stato meraviglioso. Ricordare quei momenti è sempre piacevole, perché si torna indietro negli anni, si torna quando si era giovani e c'era tanto entusiasmo, tanta carica, e i risultati poi erano anche confortanti, perché abbiamo vinto tanto, il nostro gruppo di Fioretto che proveniva da Mestre, che ha tirato le Olimpiadi, insomma ha portato a casa parecchie medaglie e ha dato grandi soddisfazioni, e poterle ripercorrere in questi momenti è sempre piacevole. Una bellissima soddisfazione, quindi essere qua a mettere la firma sul quadro che mi rappresenta quella vittoria è un motivo di gioia immensa, e mi fa piacere aver incontrato anche altri atleti con i quali ho vissuto le stesse gioie, la Doria, Borella, Scarpa, con i quali abbiamo condiviso dei bei momenti. Adesso io lavoro come maestro, spero di trasmettere queste gioie anche ai miei allievi. Alla mattinata di festa tra i campioni olimpici veneti del passato, numerosi sono stati anche i campioni e gli atleti presenti alla festa olimpica, che hanno dato un tocco di classe all'iniziativa voluta dal presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle, attorniato dai vertici istituzionali e dallo staff della realtà sportiva regionale.